ben ritornati o benvenuti nel mio canale. Prima di scoprire insieme che cosa andremo a realizzare oggi, vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui progetti creativi che andrò a proporvi. E il progetto creativo di oggi è per la festa della mamma. Infatti ho deciso di realizzare una cornice portafoto un po' particolare perché andrò ad utilizzare gli stecchini in legno del gelato. Allora, per realizzarlo ci serviranno circa una trentina di stecchini di quelli grandi, sono lunghi circa 15 cm e hanno una larghezza di 2 cm e ce ne serviranno 3 anche di quelli più piccolini. Questi qui sono quelli lunghi 10 cm e mezzo circa e sono larghi 1 cm. Poi ci servirà la colla a caldo per incollarli tra di loro, oppure anche possiamo utilizzare anche la colla vinilica, e con quella magari ci vuole un po' più di pazienza per aspettare che appunto si asciughi. E poi delle decorazioni, in questo caso ho preso delle decorazioni in feltro a fantasia, insomma, e dei colori che più preferite. Ma cominciamo subito a preparare la nostra cornice. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di costruirci la base della nostra cornice, base che sarà costituita da 3 pile di stecchini, ciascuna formata da 5 stecchini, che però andremo ad incollare in modo sfasato. Per tenere unite le 3 pile ci serviremo degli stecchini più piccoli che andremo ad incollare con la nostra colla a caldo sulla base sotto, in questo modo. Due li teniamo interi e li posizioniamo in questo modo. Il terzo lo dividiamo circa a metà e lo andiamo a posizionare anche questo, uno nella parte alta e uno nella parte bassa, ecco qui. E così abbiamo la nostra base formata. Quindi prendete 3 stecchini di quelli più grandi, ci incollate sopra quelli più piccolini in questo modo. Nostra base, vedete, è pronta, la giriamo e cominciamo a salire di livello. Allora andiamo ad incollarci un'altra fila di bastoncini sopra quelli che abbiamo appena appunto preparato, sempre con la colla a caldo. Ripeto, come ho detto prima, potete utilizzare anche la colla vinilica, solo che magari richiede un po' più di tempo per l'asciugatura. Ecco, andiamo a completare uno strato in questo modo, e dopo aver fatto il secondo strato, eccolo qui, vedete, andiamo a prendere 2 bastoncini e li posizioniamo in modo sfasato, ovvero li andiamo a posizionare sulla linea di confine fra i 2 stecchini, da questa parte e da quest'altra, e andiamo ad incollare anche questi. Una volta che abbiamo incollato i 2 bastoncini sulla linea, come dicevo, di confine, andiamo a posizionarne un altro sopra al centro, in questo modo, vedete? Quindi lo incollo sempre, lo fisso qui al centro in questo modo, e poi prendo altri 2 stecchini e li vado ad incollare nell'altro verso, quindi in verticale, così vi faccio vedere da vicino. Li vado ad incollare proprio sul bordo dell'ultimo stecchino incollato, in questo modo, uno da un lato e uno dall'altro. Quindi anche qui mi metto un pochino di colla a caldo
proprio sul bordo, quindi non sull'intero stecchino, e vado a posizionarla qui. In questo caso devo tenere un po' più fermo lo stecchino, quindi aspettare un attimino che si asciughi e che si fissi bene in questo modo. In ogni caso, poi continueremo i nostri strati di stecchini e per cui questo rimarrà fermo. Faccio la stessa cosa di qua, un filo di colla a caldo e me lo posiziono sempre qui. In questo modo. Allora, qua, una volta che ho raggiunto questo risultato, vado a posizionare altri due stecchini verso l'esterno, ma sempre a livello dell'ultimo strato che ho incollato. Quindi incollerò soltanto una metà e vado meglio a posizionare qui la colla a caldo, così ho la misura dell'area che va incollata, ecco qui, e la fisso bene. Faccio la stessa cosa di qua, quindi posizio sempre colla a caldo e in questo modo. E adesso vado a completare la base con altri due strati che andranno a tenermi fermi i due stecchini posizionati in modo verticale, quindi andrò a posizionare qui così due e altri due sopra in questo modo. Procediamo ad incollare le ultime parti della base. Cominciamo adesso a costruire la nostra cornice. Quindi andiamo a prendere due stecchini e dobbiamo posizionarli in questo modo incrociati, quindi andare ad incollare la loro base all'interno della mia base, qui dove ho gli stecchini in verticale, e poi li incollo dove? Nel punto di incrocio, in questo modo. Così. Andiamo ad incollare qui sul retro altri due stecchini in questo modo, quindi sulla mia base, sempre con un goccino di colla a caldo. Ecco qua, una, lo fisso bene, e una poi dall'altra parte. Qua. Perfetto. Una volta quindi arrivati a questo punto, andiamo a mettere uno stecchino qui in questo modo, in modo che si incolli sia sugli stecchini ai lati sia sull'incrocio centrale. Ne posizioniamo uno davanti e uno dietro per dare maggiore resistenza, maggiore solidità alla mia cornice. Quindi incolliamo in questo modo. Allora, una volta arrivati a questo punto, quindi dopo aver creato la base della cornice e il fondo della cornice, vado a posizionare la mia foto. Quindi mi prendo la misura dello spazio appunto disponibile per la foto. Considerate di avere, nel mio caso vi metterò un cartoncino per farvi capire che abbia una dimensione che vada a coprire anche una parte degli stecchini laterali e dello stecchino superiore. Quindi vado ad incollarla
o con del biadesivo o con della colla vinilica, e in modo che appunto rimanga ferma, e poi andiamo a completare la parte davanti. Ecco qui pronta anche con la foto che io ho incollato con il biadesivo nella parte superiore e nella parte inferiore. Procediamo con la parte finale, con la struttura davanti. Allora vado a prendermi due stecchini e li devo incollare sulla base, sullo stecchino verticale davanti, qui alla base, e poi in appoggio nella parte superiore con gli stecchini che ci sono sul retro. Poi andrò a posizionarne un altro qui sopra, quindi in corrispondenza di quello inferiore, e se lo volete potete posizionarne un altro più sopra, così potrete andare anche ad applicare le decorazioni. Ed ecco qui la mia cornice è completata. Come vedete, ho applicato un altro stecchino qui alla base, uno qui sopra, e il secondo nella parte superiore, anziché applicarlo davanti, l'ho applicato dietro in questo modo, in modo da dare appunto più sostegno. Adesso che ho completato tutta la cornice, tutta la base, vado a decorarla a mio piacimento. Ed ecco qui la nostra cornice è pronta. Io l'ho decorata con dei fiorellini in feltro e con una farfalla sempre in feltro, poi abbelliti con questi strass nella stessa tonalità. Ecco qui. Io vi ringrazio per aver guardato il video e se l'idea vi è piaciuta mettete un like. Ciao a tutti, ben fatto, sognato, creato!